Ma ste mulignane, ma sono arrivate a Zurigo o no? Non lo so, come guarda tu sul computer, non lo so. No, dice di no, dice di no. Prova a chiamare un attimo, per favore. Sempre dei problemi questo cliente. Porca miseria. Ma te che è successo? Che è sta faccia? Con chi era finita? Ancora? Ma che non mi piace sta ragazza? Che ha fatto stavolta? Si fa offrire gelato da altri bambini. Un gelato? Ma te l'ho già detto al papà. Però tu mi devi stare a ascoltare. Ti ho detto che esistono delle ragazze con le quali come mamma ci potrei fare una famiglia e delle altre con le quali ci piace un gelato. C'ha ragione papà. Ce la prendo un caffè che te lo spiego meglio. Che dici? Eh? Arrivo, eh? Ma dai, ci penso io, papà. Andiamo. Tu devi capire che sta ragazza qua, cioè quelle come Chiara, sono ragazze un po' così, le devi pagare. Cioè, vedi che dopo non vanno a prendere il gelato con un'altra. Visto il tuo amico lì, gli ha pagato già. Tu, top, 50, 55. La prossima volta gli dai dei soldi. Vedi come non va a prendere il gelato con l'altro. Mi raccomando, eh? Signora Pizzarri! Buongiorno! Buongiorno, vuole un caffè, posso offrirglielo? Sì, grazie! È suo figlio? Mio figlio! Piacere! Matteo! È proprio uguale a lei? Hai visto! Anche sua figlia ha proprio lo stesso sguardo! Certo! Tieni qua che è arrivato il caffè, che ce l'abbiamo pagato! Grazie! Ma manca il bastoncino. Non c'è problema, ne presto il mio, signora Bizzarri. Ma poi glielo ciuccio tutto. Per così poco, signora Bizzarri, tenga almeno questi. Bravo, sei guarito! Bravo!